Sì, devo premettere che questo progetto è denominato Circe. Circe sta per catalogo informatico delle riviste culturali europee. E per chi non lo conoscesse, è sostanzialmente una biblioteca digitale di periodici letterari, soprattutto quelli che hanno avuto una funzione storica nella cultura del Novecento, ma è anche oramai una grande banca dati in rete di altre informazioni sui periodici, a parte appunto gli spogli elettronici che accompagnano i periodici che sono digitalizzati, ci sono raccolte migliaia di voci bibliografiche, alcune delle quali leggibili anche nel testo in versione PDF. Ci sono parecchie tesi di laurea che inizialmente erano della nostra facoltà e poi sono cominciate ad arrivare anche da altre facoltà, con una collaborazione che si sta progressivamente ampliando. Ora, devo dire che, come premessa, credo necessaria che questo progetto, nelle sue fasi iniziali, non ha avuto una vita molto facile. Probabilmente, forse non è stato capito, forse sembrava un po' strano avviare un progetto di questo genere che comportasse anche un laboratorio informatico dentro una facoltà di lettere. Fatto sta che, se non fosse per l'appoggio di Fabrizio Cambi e di Paolo Gatti, che si sono alternati poi nei ruoli di direttore del Dipartimento e di presidi di facoltà, probabilmente il progetto CISE sarebbe stato chiuso già molto tempo prima che anche Mauro se ne occupasse. Con il loro aiuto, comunque, tra mille difficoltà, siamo andati avanti fino al momento in cui siamo andati avanti in una fase anche sperimentale, perché poi adesso esistono centinaia di pagine della Biblioteca Digitale Italiana voluta dal Ministero dei Beni Culturali che codificano questi procedimenti. Devo dire con tutta modestia che noi abbiamo cominciato a sperimentare molto prima di loro, già appunto nella metà degli anni 90, e che siamo arrivati a determinati risultati con l'esperienza che poi la Biblioteca Digitale Italiana, in qualche modo, anche senza dirlo, ha fatto suoi. E il che, fra l'altro, ci onora e non è assolutamente un problema. Ora, nel momento in cui io stavo lasciando la facoltà per andare in pensione, si poneva il problema della successione alla direzione di questo progetto, di questo laboratorio, e questo apriva una fase abbastanza delicata, appunto perché nei rischi che il progetto ha corso nella sua vita, che ormai è diventata più che decennale, questo poteva essere un momento cruciale. E Mauro invece si è offerto di subentrare lui e, magari collaborando con me a distanza, visto che non ero più qui, continuare a sviluppare il progetto CIRSE. Io credo che in lui forse la sua passione per la carta stampata in qualche modo lo portasse ad aderire a questa iniziativa. Una volta gli chiesi: ma perché, chi te l'ha fatto fare di prenderti questa bega? E lui è scoppiato in una fragorosa risata delle sue e mi ha risposto: perché l'idea non è scema. Che voleva dire, se tu pensi in termini accademici che abbia avuto qualche interesse secondario o qualche vantaggio nel prendere questa cosa, ti sbagli. L'ho fatto semplicemente perché l'idea mi piaceva. E credo che poi la stima e l'amicizia, certamente non ai livelli, purtroppo io ormai ero fuori, ma non ai livelli di chi ha parlato prima, ma quello che è nato fra di noi, forse dal comune riconoscimento di un certo folle disinteresse per queste cose. Io, che mi ero impegnato in una operazione ai limiti dell'impossibile nel momento in cui stavo andando in pensione, quindi non avevo proprio bisogno di trovarmi altri grane, e lui che la prendeva in eredità semplicemente per il riconoscimento che era una operazione che valeva la pena di seguitare. Ora, quello che io
posso dire dal punto di vista della storia di questo progetto Circe è che da quel momento il contributo di Mauro è stato, come era nel suo stile, di una generosità totale e di una dedizione profonda. Non è stato un pro forma, ci si è dedicato veramente, è entrato prestissimo nei meccanismi anche abbastanza complessi delle nostre procedure, soprattutto ha messo a frutto la sua strabiliante capacità di afferrare il nodo delle questioni e di andare al sodo delle cose quando si trattava sia di impostare i progetti per attingere fondi l'esperienza di Mauro, l'abilità di Mauro ci ha portato dei bei contributi in questi anni che ci hanno permesso di andare avanti, sia quando si trattava di pensare le strategie per far conoscere meglio questa iniziativa di Circe e promuoverla fuori, come quella della mailing list che passasse notizie sui periodici letterari, come quella di inserirsi e proporsi piano piano in pagine in rete di altre università o di altre istituzioni. Io dico solamente due cose. La prima è che da quando Mauro è subentrato alla direzione di Circe e con il suo aiuto determinante, Circe è stata sempre più conosciuta in Italia e all'estero. Attualmente è uno dei siti che sono molto citati nei siti specialistici di università straniere. Ne è prova il fatto che siamo stati più volte invitati, una volta ad Halifax in Canada, alla Brown University, una volta in Germania dove non potevamo andare perché non c'era nessuno di noi che parlava il tedesco correntemente per esporre, e poi siamo stati alla Biblioteca Nazionale di Roma e saremo a Genova a maggio a questo grande convegno degli italiani, delle due più grosse associazioni di italianisti stranieri, e mi pare in autunno anche in Giappone. Quindi la conoscenza di Circe è aumentata e sono aumentati gradualmente i visitatori. Dalle poche centinaia globali che avevamo alla fine attorno al 2000, oggi siamo arrivati a 24.000, stiamo galoppando a una media di circa 1.000 al mese, il che per una banca dati così specialistica e così riservata credo che sia un numero abbastanza elevato. In tutto questo il contributo di Mauro è stato veramente determinante. Voglio aggiungere che naturalmente lui si è avvalso del lavoro indefesso e della collaborazione di Carla Gubert e di Francesca Rocchetti, che poi anche con l'incitamento di qualche sua ironica spinta a produrre, hanno fatto il grosso del lavoro materiale di alimentazione, di gestione di questa banca dati che sta diventando sempre più macchinosa e imponente. Per me i momenti in cui venivo qui a fare le verifiche, i brevi incontri di lavoro, erano l'occasione per rivedere Mauro, di cui nel frattempo avevo scoperto una qualità che io ritengo fondamentale in una persona, ma di quelle qualità che si incontrano con una estrema rarità nella vita. Mauro è di quelle persone che, standoti vicino, ti modificano. Tu non puoi non confrontarti con loro, anche in un semplice dialogo su cose quotidiane, senza sentire che c'è su di te un'influenza positiva che ti costringe a rimetterti in gioco, a ripensarti. Con lui non potevi mai usare luoghi comuni, non potevi mai usare giudizi fatti, perché ti scopriva immediatamente con il garbo che era suo e ti coglieva in fallo, ti costringeva a riaprire il ragionamento. Credo che questi contatti siano preziosi
per una persona. E quindi venire qui e alla sera poter salire in quella piccionaia che gli stava un po' stretta dove aveva lo studio e cominciare a parlare di cose che non erano le solite cose accademiche, ma erano libri fatti di cultura, fatti di politica, di letteratura, per me era una boccata di ossigeno veramente ineguagliabile. Aggiungo che poi molti buoni consigli me li ha dati per questa piccola casa editrice che stava nascendo nel frattempo e che più volte ho pensato con rammarico, se avesse avuto le spalle più robuste poteva forse lanciarsi con la guida di Mauro in qualche avventura editoriale sulle letterature dei paesi dell'est. Era prematuro per noi in quel momento e adesso purtroppo è tardi. Comunque voglio dire, accogliendo quello che l'auspicio che il Rettore ha fatto nella sua discorso di apertura, che credo il modo migliore per onorare la memoria di Mauro è quello di andare avanti, di continuare secondo il suo insegnamento e nelle cose a cui lui aveva dato il suo contributo determinante. Noi riteniamo che a questo punto continuare il progetto Circe e portarlo a dei livelli sempre crescenti di diffusione, di popolarità, di completezza sia adesso un dovere morale, oltre che un compito di ricerca. Speriamo di continuare ad avere gli strumenti e le possibilità di farlo. Grazie.